Qui hanno rubato interi bagagli di persone, sono venuti qua e hanno svuotato. Qua ci sta tutta la roba smontata. Qui ci sono le tende e quello è il treno a alta velocità. Tranquilli. Veniamo in pace. Cioè qui c'è veramente un universo. Questo passaggio, cioè, sta qua adesso è veramente una sensazione stranissima. Qui è buio, se noi spegniamo è sembra un film dell'orrore. Certo. Porco dinci. Oggi siamo venuti qua ai bordi della tangenziale est. Questa era una zona dove prima c'era il fosso di Sant'Agnese, patria dei baraccati degli anni 60, 70 fino agli anni 80. Poi hanno costruito la tangenziale e in teoria doveva essere tutto a posto. Invece poi scopriamo che qua sotto il cavalcavia della tangenziale, qua sopra c'è la Nomentana, c'è tantissimo degrado formato da persone che ci vivono, ci bivaccano, ci fanno un po' di tutto. E probabilmente sì, ci avranno anche degli accessi qua in giro. Superalcolici, tè, bottiglie varie, vecchia Romagna. Però qualche, c'è pure la scopetta, cercano qualche cagata. Lì probabilmente è più il cesso. Comunque noi oggi vi facciamo vedere sta zona, da qua fino al Ponte delle Valli, perché ci stanno un sacco di sorprese da scoprire. Se vi interessa rimanete, altrimenti venite qua, vi mettete seduti e vi ordinate un bel superalcolico scureggione. Allora, questo è il primo anfratto che abbiamo trovato. Occhio, qua ci sono mutande cagate. Ma c'ho pure a toccare. Qui c'è un bastone. E qui credo che l'abbiano chiuso per disperazione. Questo è bello delle 5 stelle, no. L'ultimo materasso. C'è di tutto dentro, guarda un po'. Ah, c'è un materasso, vedi? Eccolo lì. Occhio che ci stanno tutte cose. Mamma mia, che schifo. C'ho paura solo a guardarla. Questa è proprio una tana, un anfratto. Qui ci sarebbe un'altra entrata, in teoria. Vediamo un po'. Ah, qui, occhio che hanno bruciato tutta roba per te. Guarda, tutta plastica bruciata. Ah, questa è l'altra parte, sì. Che poi continua su, vedi? Qua c'è una siringa, ecco qua. Qui c'è tutta roba imboscata, bruciata, sassi. Questo dovrebbe essere uno degli ultimi storici baraccati che quando li hanno cacciati via hanno iniziato a mettersi con la roulotte davanti all'ingresso della tangenziale e poi piano piano li hanno spinti. Probabilmente lo conosco pure io, se è quello che dico io, eh? C'è anche l'entrata, c'è tutto, sì. Guarda, c'è anche l'allarme. La parte che porta dalla stazione Nomentana dall'altra parte alla zona di Viale Libia. Ed è un sottopasso che viene spessissimo utilizzato, però il problema qual è? È che è molto degradato anche questo sottopasso. La gente si è dovuta costruire il percorso, cioè immaginate, una persona normale passa qua, va a corcià, e questo sarebbe tutto il sottopasso che poi passa dall'altra parte e collega tutta l'area. Questo è il classico sottopasso di Roma, tangenziale est, macchine che sfrecciano, qui passano le persone, ovviamente tutto scritto, bombolettato. Ma questo c'ha pure il suo fascino, però dai, diciamo sarebbe meno peggio. Ma dai, un bello scaldabagno che fai, ce lo butti? Sì. Ah, ma vado a più al trenino, che faccio, non lo butto lo scaldabagno? Oh, vedi, un posto tenuto bene. Ma magari non c'è corrente là dentro. Ho capito, però mica lasci così. Guarda no, che certo. Roba, oh. A parte senti che puzza. Capisci, ma sì. Ti ho detto che puzza, raga. Morco tu. Se lo dico, se lo dico è perché c'è puzza. Puccessa a cielo chiuso proprio. Eh sì, perché qui la puzza resta tutta dentro. Ci stanno artisti che comunque fanno bei disegni. Cioè, in realtà... No, ma qui credo sia stato organizzato, vedi, questo è un lavoro... Questo è fatto da un professore. Questo è un lavoro fatto bene. Cioè, questo è magari in accordo col comune, ti danno i muri per fare alcune opere, però... E per pisciare. Allora, qui c'è una puzza di urina, qui ci sta pezzi... Guarda, cioè, questa, qui c'è sta una buca. Questa è la copertura da buca. Qui che c'è? Questo è il pisciatoio. Guarda, qui c'è la famosa colonnina LSS che funziona. Guarda, la certezza che funziona è che hanno dipinto il coso. Occhio che qui perde acqua, guarda.
No, sempre piscio. No, 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 cade al soffitto, no, eh. Pisciano solo e calcolate sì. Solo. Però, ma, allora, la telecamera gli hanno... Qui ci sarebbe la telecamera di controllo, ma ci hanno sbombolettato sopra. Ma tutte, guarda, una ci hanno sbombolettato e una l'hanno smontata qua. Cioè qua passa una persona di notte. No, guarda sta... Sì, raga, ma non si accorgi, ma sta perde proprio, casca proprio il pezzo di soffitto. Sì, e poi guarda qua. Guarda qua, c'è la corrente accesa. Guarda qua per terra. Massimo fa il laghetto. Guarda che lago ha fatto già, è tutto spaccato. Guarda, c'è l'acqua proprio lì, che passa il cemento armato. Mamma mia. Pensa sopra. Ma è tenuto poi tutto malissimo, perché vedi, i cavi vecchi l'hanno lasciati e i nuovi li hanno fatti passare dentro sta cosa di alluminio. Non è un posto che dici sto tranquillo a passeggiare qua a camminare. Qui secondo me la sera ci sta movimento. Vedi pure qua, stesso discorso, stessa solfa, zona buia, qualche telecamera però rotta. Qui vabbè tutto il muro sgrattato, nonostante tutto. Hanno voluto un po' abbellirlo, però era tutto grigio. Il problema, come ho detto, è che secondo me a livello strutturale qua è stato tutto abbandonato. Cioè, manutenzione zero. Oh, guarda qua. Pannelli caduti qua. Infilati qua, non so adesso dove sono caduti. Guardate qua sopra, oh. Questo è un punto dove passi. Guarda. Attiva. No, no, è sbollettata pure. Guarda, no, pure. Però l'obiettivo ce l'ha perso di qua. Senti, guarda, l'ho scritto qua. È vero. No, no, ma guarda qua, vedi il tubo? Guarda, qui è tutto mangiato. Guarda che roba, oh. Questo non avevamo visto. Ma qui sta a cascare tutto. Pure il soffitto, guarda se stanno a stacchi i pezzi di sì. Tono. E poi è grosso sto sottopassaggio, è bello lungo. Sì, io non lo sapevo che era così ampio qua. Questa è la parte quella di risalita per i disabili. Qui in teoria doveva entrare la luce, l'hanno tutta verniciata, guarda che roba, oh. Eh sì. Continuo a pensare che l'unica cosa del bello che c'è qua sotto Madonna, sono proprio i disegni. Ma no? Guarda qua che schifo, regà. Mamma. Qui c'è... Hanno messo la scritta Peroni, indica la Peroni, che è stata quanto tempo sta là. No, non si è mai levata. Oh. Hanno voluto fan testa, hanno detto, hanno se io cosa... metto una Peroni là, quanto tempo passa? Ci hanno fatto pure la scritta. È rimasto, per me rimane a vita sta Peroni, regà. Sì, lì per terra... Guarda che schifo, tra cagate, pulizie. L'ha fatto qui c'è un portafoglio, regà, tra l'altro è un portafoglio P4 originale. L'hanno messo lì, questo è un furto consumato. No, quello sicuramente hanno fatto uno scippo, un furto e hanno abbandonato il portafoglio per una rottura di palle. Qui vabbè, questa è zona classica, vedi, Vinello, Tavernello, cagata. Il ponte dei Valli, sotto ci passa sta tangenziale e qua è dove praticamente... Molti vivevano. No, ci sono ancora i tende là. Sì, ma adesso mano a mano che li stanno a spostare loro, vedi, pure dall'altra parte, ora dobbiamo andare lì in fondo. Sì. Lì ci dovrebbe essere qualcuno. Qua sotto, a giudicare dalla spazzatura e dai passeggini, comunque è pieno. Qua, guarda, lì c'è una tenda, lì c'è un'altra tenda, lì dietro c'è un'altra tenda. Te ne accorgi del percorso che fanno perché... Ci sono i fili di rame, vedi? Lì c'è sta una presa telefonica, qua c'è sta un sacco a pelo, un telo, non so che roba è. Fili spellati, vedi, tutto rame. Sì, si sono rubati tutti i rame. Perché il rame te lo pagano subito, in un attimo. Ecco, vedi, e qui loro si mettono lato ferrovia, quelli sono, vedi, tutti i binari del treno, i due alta velocità, sinistra e destra, e tutta la spazzatura che sta a bordo. Cioè, il bordo del treno alta velocità, tu immagina se qualcosa finisce sulle rotaie del treno, che casino che succede. Comunque è un classico che tutti questi accampamenti, queste cose, sorgono sempre a ridosso delle ferrovie, perché hanno un terreno sterminato le ferrovie, tu immagina i binari vanno per centinaia di chilometri, perciò sono più difficilmente controllabili. E sono territorio delle ferrovie. Quando vengono le forze dell'ordine è un qualcosa legato alle ferrovie. Il treno a alta velocità che è passato e qui sotto c'è praticamente tutto il casino vario. Lì si vede benissimo, guarda, quello tutto a bordo treno. Allora, sto lato della stazione è particolare perché ci stanno già delle sedie tipo di gente che viene qua a fermarsi, cioè questa non è normale. Certo. Una sedia così,
una sedia d'ufficio, comunque tutto chiuso. Cioè questo è un binario che in teoria dovrebbe funzionare. Qui c'è la classica cosa, pronto intervento, vabbè, serve a niente. Lì c'è un signore che ha una casa, una baracca attaccata praticamente alla stazione, zona Nomentana. Ecco, vedi, già qua inizia a vedere cose strane. Paia di scarpe lasciate qui. Questa sarebbe la timbratrice dei biglietti. Qui hanno cercato, secondo me, di contenere, di chiude. Qua il movimento strano si vede, raga. Guarda. Passeggini, mondizia. Loro camminano lungo i binari, cioè è anche molto pericoloso. Cioè, guarda, questo è un cavalletto professionale buttato per terra. Questo è un furto. Puzza dei roghi, eh. Allora, lì c'è tutto smontato. Stava a cascata. Hai lì, però guarda. Che hai preso? Qui c'è sta, scusate, qui c'è una borsa abbandonata. Questa è una stazione, cioè stiamo a parlare comunque di una stazione ferroviaria. Guarda qua, faretti, tubi. Regà, c'è puzza di bruciato, non so se la sentite. Guarda qua, secondo me hanno un allaccio per piacere la corrente, cioè qua. Guarda che roba, sì, guarda. Qui altre scarpe abbandonate, cose varie. Questa è una centrale, credo loro. E da qui, senza nessuna chiusura, senza altro, si accede in questa zona rurale. Vedi, qui hanno messo sto faro che si accende e le telecamere. E guardate qua sotto che cacchio c'è sta. Pauroso. Una discarica a cielo aperto. Sì, la parte lì dietro, sì, sì. E loro camminano qui lungo, vi ho detto, camminano lungo i binari, camminano lungo sta zona qui e praticamente... Non è manco facile arrivarci, io ancora non ho capito come ci si arriva. Ma questo... Ah, lo dico io, escono da quel cancelletto là e camminano là. Sì, sì, ma guarda che qui c'è un termosifone. Occhio dove mettete i piedi perché qui ci hanno scaricato di tutto. Altre borse, altra roba. Guarda qua, vestiti, questi sono proprio furti in casa, una pelliccia intera, occhio lì, guarda quello mi sa che sono rifiuti chimici, eh. Un'altra borsa qui, scarpe di ogni tipo, stampante, scarpe della vita, quasi nuova. Guarda i cellulari, regà, è pieno di cellulari, un cimitero dei cellulari. Ma perché te lo dico io, levano la lastrina d'oro che c'è dentro, la scartano. Tutto, diciamo, la mappatura è fatta con una cosa che è tipo laccata d'oro e loro li scartano, prendono tutti quei contenuti, tutte le parti in rama e le vendono. Oh, è Freccia Rossa, eh? Cioè, qui a bordo, guarda, cellulari ovunque, ci sono tonnellate di cellulari, questi sono tutti rubati. Guarda, un cellulare qua. Radio, calcolatrici. Sì, ma hanno tutte queste mappature fatte con una cosa laccata in oro, l'ho visto su TikTok. No, questo è il ristorante. C'è un menù del ristorante pure. Ma guarda le scarpe qua, oh. No, ma questi sono bagagli rubati. Scarpe della Ducati, oh. Qui hanno rubato interi bagagli di persone, sono venuti qua e hanno svuotato. Guarda, trolley su trolley, scarpe, vestiti, borse. Però la quantità di cellulari è impressionante. Ovunque te giri ci sono cellulari qua per terra. Tra furti in appartamento, furti con destrezza ai viaggiatori e tutto quello che concerne, questo è de quello che trovi. Cavi ovunque. Qui hanno fatto piagne un sacco di viaggiatori. Vedete, qui qualcuno aveva messo una rete, il problema è che l'hanno rimossa, guarda, treni a alta velocità, un pericolo veramente enorme. Questo credo sia una zona franca, tutta una parte, chiamiamola, del bagno, c'è lo shampoo, non andare, Evelina, non andare, è pericoloso, c'è corrente elettrica. Evelina, guarda che schifo, oh, è proprio... rubano la borsa, vengono qua, tutta calma e si capano. Quello che loro fanno schematicamente è questo: viaggiano sul treno, perché questo treno qui arriva praticamente da Orte fino a Fiumicino. Tutti i viaggiatori che vanno verso Fiumicino hanno un botto di bagagli. Ci stiamo addentrando nella zona franca, che non è più delle Ferrovie dello Stato, perché qui c'è la rete che delimita le Ferrovie dello Stato,
e di qua pure c'è un'altra rete, e qui in mezzo è terra di nessuno. Qui dovrebbero esserci tutta la parte quella delle baracche. Qualcosa ci resta, perché comunque c'hanno i rifiuti, sì, hanno lasciato le cose, no, qua. Vedi, vedi che questa è una zona transitata. Questo è il percorso. Allora, qua c'è puzza. Nonna. Madonna mia. Qui c'è sta di tutto. Molto attenti pure quando camminiamo, sì, regà. Sì, occhio. Questo è la zona, ah no, qui ci sono i tempi, raga, vedi? È pieno. Questa è la zona abitata. E non so dove porta, perché vedi, ci sta una marea di tende. Alta velocità, qua ci sta tutta la roba smontata. Qui ci sono le tende e quello è il treno alta velocità. Qui ci sono, vedi, qui cucinano, ci sono i rughi, le cose. Qui c'è proprio l'insegnamento, gli abiti, le cose, tavolini, controlli. Questa strada non le porta. E questo è il ponte delle valli, è quello da noi ci siamo affacciati e vedevamo, capito? Qui sopra passa il ponte delle valli, qui ci sta praticamente la ferrovia alta velocità e accanto c'è la tangenziale est, cioè tutta la struttura di Roma passa per qua e qua la gente ci abita. Poi quanta gente ci abita, che cosa fanno, non ve lo so dire. Attualmente non c'è nessuno, al momento è deserto. Mo non so se ci hanno visto qui, credo che questo sia un altro passaggio. Questo accanto è il depuratore dell'acqua, capite? Depurazione dell'acqua che fornisce Roma, e qui tutta la parte di immondizia, sporcizia, eccetera. Comunque occhio dove mettete via, perché qua c'è veramente zozzeria. Guardiamo se spalle uno con l'altro, raga, perché qua la conosci da tutte le parti. Qua non ci sta nessuno. Illumina verso di là però, perché sennò ci ciechi a noi. Comunque, qua dietro. E questa è una zona, secondo me, che non è di nessuno. Per quello stanno qua, guarda la plastica, bottiglie. Eccola, ma c'è una, eccola. Eccola, viene la terra. Tranquilli. Veniamo in pace. Tranquilli. Non camminare a destra, non c'è, c'è quello che... No, no, state più qua, regà. No, c'è quello che... Cammina più qua. Comunque guarda, pure qui, fili, cellulari. Secondo me questo, più che un posto per dormire, guarda, è un posto per... Una sorta di... No, è un posto, secondo me, dove vengono a smaltire la roba, guarda. Pezzi di vetro, biciclette, carrelli, dietro un po' di roba nascosta. Aspetta, ecco, dici. Stanno a tirare quella. A tirare la roba. Ma siamo, mo che siamo, poi mo che siamo passati, capito? No, no, levamosi da qua. Se qua è buio, non si vede niente, ci vanno a credere. No, no. Vai, vai, va avanti. Ti guarda dietro, se guarda sempre dietro. No, una bottiglia da in testa non me la devi pialla, capito? No, perché non sapevo dove partire. Poi per essere passati, manco abbiamo fatto chissà che. No, è buio questo qua. Pericolosissimo. Madonna, comunque c'è una puzza di... Non c'è l'aperto. No, sì, ma però è un tipo bagno chimico. Ma raga, mettiamo al passo, ci stanno... Sì, vai, vai, vai. Stanno a riunire. Ah, eccoli laggiù, qua. Andiamo, cominciano a lontanare. Sì, no, non te metto a discutere. Tanto è inutile. Occhio qua, vai, sbrigate. Oh! Vai. Nate. Guarda pure io, poi andate proprio avanti. Ma che stai avanti? Riuscimo dell'avi, No, sono fermati laggiù. Vabbè, ma quelli, loro hanno voluto rimarcare il territorio, nel senso che siamo passati, capito? Hanno visto la luce, hanno detto, all'inizio si sono nascosti perché pensavano magari che eravamo tipo delle ferrovie, hanno visto la luce, poi quando hanno visto non eravamo delle ferrovie hanno detto, questi che stanno a fare qua? E hanno pensato, mo li spaventiamo, sì. Capito? Ti dirò di più, ci sono pure mezzi riusciti, perché... No, vabbè, sai, nel buio, così... E come fai? Io qui ti esce uno da dietro... Passate prima voi, aspetta io. Vai, vai. Continua a guardare là, non li sto... Guarda. ma tanto è cioè, non è che c'è una zona sicura, regà, qua. Stiamo in mezzo al nulla. Ok, ma... Grazie,
Che poi guardate per terra, ci sono proprio i percorsi fatti. Quello è un percorso dove vanno a scaricare tutto, vedi? Sì, sì. Qui camminano praticamente e vanno a scaricare. De qua l'erba è tutta bagnata adesso. Vieni, vieni, passa qua. Ragazzi, occhio a dove mettete i piedi qua, Tutto il materiale vendibile qua. Ci hanno sventrato di tutto. Cioè ci stanno pure i portaocchiali di lusso, ciabatte da viaggio. Guarda, batterie. Guarda là dietro poi, oh. Il grosso secondo me è lungo la via ferroviaria. Sì. Capito? Comunque questo è un binario abbandonato, perché io non credo che qua c'è anche qualcuno a prendere il treno, C'ho timore che qua veramente... Questa è la fermata Roma Nomentana. Ma non può essere così. Anche perché il treno non è mai passato. Sì, no, è passato ma non si è fermato. Non ci sono le luci. Che poi cioè, è presto, diciamo. Questa può essere una stazione ferroviaria, raga, non ci sono le luci. Le telecamere sono finte. Binario 3, binario 4 della Roma Nomentana. A parte che è solo, chiamiamolo un posto, lo trovi casino. Sono le 5:20, eh. Sì. Cioè se qua passa un treno adesso, uno deve aspettare il treno, sta qui da solo in mezzo. 5:20, raga, sembra di essere morti qua. Sembra tipo Walking Dead, sembra un film di zombie. No, ma anche le scale stesse sono buie. Già dall'altra parte è tutto acceso, tutto attivo. E noi stiamo con... infatti lì il lavoro a tre. Noi stiamo con una bella luce comunque che ci fa. Comunque. Sì. Pensa senza luce, qua come fai io? Allora, riassumiamo un attimo. Che cosa succede alla stazione Nomentana? Vengono praticamente rubate le valigie, vengono rubate cose e vengono riciclate all'interno della stazione. Cioè binario 3, binario 4, si accede dietro. Pure qua, che in teoria dovrebbe essere chiuso per lavori, ci stanno cose da mangiare, altre scarpe di qua. Guarda, tutte scarpe firmate poi, mo lascia verde che ormai... Sì, magari qualcuno poi non gli stanno e le abbandona, oppure non gli piacciono. Questa è una zona che dovrebbe essere controllata, no? Perché stiamo a parlare di stazione tangenziale ed è tutto buio, tutto abbandonato, nonostante ci sia qua sto nastro dei lavori. E qui ci dovrebbe essere il famoso parcheggio di scambio. Nonostante ci siano le telecamere, nonostante ci siano le luci, qui c'è sta un intero mobile pieno di roba. Laggiù, se andiamo a vedere, c'è sta altra roba abbandonata. Lì c'è la polizia, raga, guarda. Infatti stavo a vedere pure le luci. Adesso. Scommetti che perché siamo passati noi. Guarda qua che roba, raga, cioè. Questo è il parcheggio, lavatrice, passeggini. Occhio, guarda sta macchina. Oh, occhio, raga. C'è qualcuno dentro? Sì, sì, c'è qualcuno dentro, occhio, è spaccato il vetro. No, l'hanno coperto. Guarda qua che roba, oh. Materassi. Sempre scarpe. Andiamo un attimo a vedere la doccia. Oh, ma è un macello. Qui c'è sta polizia. C'è sta una signora. Ma è successo qualcosa? Sì, ma come c'è arrivata la polizia là sotto, scusate? Questa è la ciclabile che costeggia l'Aniene. E qua è collegato, c'è un altro campo qua dietro, che è quello della Salaria. Qua è brutto, eh. Ragazzi, da soli, ovviamente che è pericolosissimo qua. Dall'altra parte c'è la polizia che sta a fare qualcosa. Andiamo a vedere. Ma non ci si arriva qua, c'è il fiume in mezzo, eh. Tra qua e là c'è il fiume. Questa è una ciclabile, cioè questa è una cosa destinata ai bambini, credo. E qui però... Questa è una ciclabile, sì, si chiama, vedete, aria sotto il ponte delle valli. Il problema qual è? È che non puoi lasciarla così, qua di notte... Come fai? Cioè, di notte, ai 5 del pomeriggio, già è così la situazione. Sì, guarda qua, che posto. Due pattuglie, chissà che è successo. Qui siamo dall'altra parte del depuratore, vedi? Stanno a cercare qualcosa, stanno a puntare fuori sul buio. Per me è scappato qualcuno, sì, capace, raga. Qualcuno è scappato. Eh no, c'è il fiume in mezzo, vedi? Ma è possibile, guarda che tante volte per scappare attraversa. Guarda che qui l'Aniene poi è pericolosissimo. Guarda qua sotto che c'è, raga. Ah, stanno a cercare qui sotto. Occhio, e qui c'è sta di tutto. Si è tuffato.
Ma là sotto che c'è? Puntame un po' là? Guarda, guarda, lì. Puntame un po' là sotto, lì. Dammi un attimo a me. È pizzicato qualcosa. Occhio che c'è, occhio, 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 Marciale, lì c'è il fiume, finisci dentro, Visto. Poi dopo non te venire a ripescare. Abbiamo mannato, oddio, sta a cascare io. Da qua si vedono meglio i guardi, non si capisce se... Ma non c'è l'altro qua. Occhio là, Marciale, perché lì è il terreno frana. Non c'è sta troppo vicino, via su. Tanto se si sono buttati... Qui sono passeggini, tende, roba, vestiti, mucchi dei vestiti, qua, lì c'è un televisore. Questa sembra tutta roba rubata in appartamento, guarda, monitor, quadri, porca miseria. Vai, vai. Comunque è incredibile come un parco, questo dovrebbe essere un parco fruibile alla gente, poi vai nei meandri, comunque c'è sta un bel via vai, che poi hanno messo il lucchetto per non aprirlo. No, credo questo sia una sorta di pontile per le barche, vedi? Sì, non c'ha senso chiudere. Non lo so, lì puoi accedere con la barca. Qui ci sono proprio delle baracche. C'erano. C'è qualcuno? Salve. Buonasera. Questo è proprio lungo il fiume. Immagina quanto è pericoloso qua. Eh? Non lo so, no, meglio di no, guarda, io eviterei. Sì, sì, ma noi in realtà, ragazzi, non ci è permesso neanche documentare questa cosa, perché le persone che ci vivono sono talmente ostili che ci hanno paura, che non so, che magari qualcuno li manda via, che come ci vedono ci aggrediscono. È impossibile mantenere un discorso civile con purtroppo queste persone. Queste baracche fatte in casa così, che sfociano sul Tevere, cioè qualcosa. Però lo sapete qual è il discorso? Che questa è la ciclabile pubblica, questo è un parco, cioè non è che noi ci siamo venuti e abbiamo scavato, cioè siamo entrati in un normale parco e mano a mano che tu entri in un parco trovi questa situazione. Guarda, c'è una... Occhio, occhio qua, regà. Infatti guarda, c'è sta una batteria dei passeggini. Ma guarda, là davanti ho visto qualcosa che... La gente ci ha visto arrivare, si stanno andando. Sì, arrivare. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passeggini, qui c'è tutta la roba. Ma questo dovrebbe essere un parco bello, un parco... Televisori, monitor, guarda, biciclette, monitor, una borsa. No, è veramente un posto assurdo, guarda, perché immaginate che, ti ripeto, è un posto pubblico, non è una tenuta. Piano piano, regà, senza... Guardate qua. Oh, ma nessuno! Ragazzi, venite a vedere, guarda, qui ci sono percorsi pieni di immondizia. Guarda che roba. No, non andare, fermate qua. Lì c'è sta, lì cadi sotto. Ma c'è poi... l'Aniene, c'è il fiume lì, non può andare. Comunque, regà, scarpe, tonnellate di scarpe e vestiti. Pieno, piano piano. Batterie. Aspetta. Guarda qua. Ovunque. Accendete le torce di telefono. Guarda, altra pelliccia, palloni, aspirapolveri, vai 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 oltre, guarda, mamma mia, biciclette intere, vetri ogni tipo. Mamma mia, guarda che roba, oh, antenne TV, cioè qui c'è veramente un universo. Questo passaggio, cioè, sta qua adesso, è veramente una sensazione stranissima. Qui è buio, se noi spegniamo è come... Sembra un film dell'orrore, sembra. Sì, guardate là. Guarda, termosifoni. Guardate sempre dietro. Qui per terra lampada. Ma guarda, queste sono tutte robe dei case, eh. Cioè, una lampada, altre scarpe, macchinette radiocomandate. Di qua? Illumina là? Vai. Guarda, qui ci sono dei scaldabagni, boiler, non so che. Altro vetro, regà. È una discarica, ragazzi, è una discarica. Ormai cioè, sì, c'è veramente di tutto. Evelina, non andare lì. Ma per bonificare quest'area veramente ci vorrebbero, penso, mesi. Sì, sì, no, se inizia a raccogliere cose qui. E poi queste cose, diciamo, dannose per l'ambiente vanno a finire sul fiume. E guardate che qui, quando il fiume va in piena, si porta via tutto. Certo. Poi il fiume ovviamente arriva al mare. Sì, qui c'è un tappeto, il che... Dai a me la camera. Il che non fa pensare a niente di buono. Non voglio che vai avanti tu per prima. Occhio, occhio, lì c'è sta... No, lì c'è una struttura. Vado io, tu aspetta qua. Ah, no, tu no, lo so che non c'è paura. Sì, ma stai dietro te. Buonasera, c'è nessuno?
aspetta, vado io. Buonasera, c'è qualcuno? No, regà, qui è, c'è solo una tenda, un po' d'acqua, tutta roba buttata. E... c'è un'altra tenda, la... sì. C'è un altro passaggio forse qua però. Sì, sì, regà, ma lì va verso il fiume, casa, evitate. Qua c'è una casetta qua dietro. C'è nessuno? Ma qui cucinano, guarda, c'è la brace, c'è del cibo. Guarda dietro se ha pegato. Ragazzi, c'è qualcuno? Là, là, qua c'è qualcuno, là. Sì, c'è qualcuno, regà. Lì c'è una luce laggiù comunque, eh? Sì, ci stava... No, quelli sono due ragazzi di prima. Ma è normale, ce l'hai sotto casa, ci si accede normale. Cioè, il problema qual è? Che non è un posto nascosto. Qui, guarda, basta sbagliasse, te buchi in piede, eh? Scivoli. C'è un dinosauro là per terra, guarda. Qui hanno bruciato tutto, guarda che roba. Qui tutti i roghi. Guarda che stiamo a fare. Occhio che sento passi, eh? Sì. Venite da qua. Sì, sì, no, io sto a vedere avanti per vedere che è tutto a posto. Sacchi e sacchi di roba. Considerate che questa era stata fatta come riserva naturale del Parco delle Valli. Riserva naturale. E questo che voi vedete è quello che c'è dentro una riserva naturale del Parco delle Valli. Cioè un parco che era stato bonificato, che ci hanno cercato di fare attività, che hanno cercato di farci qualcosa. E qui ci stanno veramente i mostri, regà. È brutto per davvero. Ah, questa non l'avevamo vista. Guarda, qui c'è un'altra baracca, e qua c'è un'altra casetta. C'è qualcuno, ragazzi? Ma un mica una, guarda quante sono. Ah, sono più di una, guarda quante. Buonasera, ragazzi, c'è qualcuno? Comunque, regà, è inquietante uguale. Strano, non ci abbiamo trovato cagate. No. Ma quelli che ci stanno non sono usciti fuori. Perché tu quando scappi a un certo punto... Ragazzi, è bagnato. Esatto, l'ultimo limite di fuga è proprio cercare di passare lungo il fiume. Perché la guardia si sta per buttare. No, no, ma qua sotto, lo sai qual è il problema? Ci sono delle correnti fortissime. Sì, proprio sì. Forti, forti, forti. Perché il letto si stringe, sì, sì, e, sì, e la cosa si accelera. Noi stavamo lì sopra prima, vedi? Sì, su al Ponte dei Valli. Noi siamo grandi e grossi, insomma, e comunque è molto suggestiva pure per un uomo adulto. Cioè, ti trovi a camminare là in mezzo, ma che te inventi? Ti esce uno dalle frasche e muori di infarto. Cos'è questo, secondo me? È un rifugio per i gatti, quelli di solito per i gatti. Lungo il fiume li fanno sempre. E poi, purtroppo, la sfiga vuole sempre che li fanno in zone degradate. Sì. Io sarò il terzo o il quarto rifugio gatti che trovo in zone degradate. Ci stanno più gatti. Più... No, perché sai, c'è terreno... Questo è un terreno che tu puoi prendere. Lo chiudi un attimo, chiedi al comune la colonia felina, te la danno. Questa è pista ciclabile, se noi la seguiamo, regà, arriviamo sulla Salaria qua. Questa... Ecco il gatto, ecco il gatto della colonia felina. Meo. Vedi, è abituato lui all'uomo, vedi, non è scappato. E poi è bello pasciuto, se gli danno a mangiare. Un incinto ho appena partorito. Lungo sta pista, lungo l'Aniene, ci sono tutte baracche, orticelli, eccetera. Questa è una pista ciclabile completamente buia. Qua c'è puzza di vernice. Sì. Vanno i spray, i riders fanno... Sì, ma c'è, è fresca, come se fosse... Sì, siete che hanno appena fatto uno spray. Questo mi sa che è fresco. Senti un... No. No. Pensavo di leccavi il dito, no? Chiaro, eh? Comunque, questo è un brutto posto, eh? Cioè, sì, sì. Che c'è lì all'angolo, fa vedere? È piscio. Inquadra un po'? Ah no, zozzeria, qualcuno che ci viene... Lascia perdere, noi abbiamo un faro, sì, che illumina, ma qui non c'è un filo di luce, non c'è una luce qua dentro, niente. Questa può essere una pista ciclabile fruibile H24. Madonna, ma che qui ci sono le puzze più strane. No, no, questa è di vernice, stanno, sì, a fare qualche spray. Comunque, cioè, ma pure che te metti a strillare qua, chi te salva? Se tu te metti a strillare... Lì ci sono le case, però non puoi salire, vedi, è ancora tutto chiuso qua. Qui dall'altra parte c'è Prato della Signora, che è una zona signorile. Quella è via Pietro Mascagni, quella lassù, che è la parte, chiamiamola quella bella. Lì giù, quella è la parte più problematica, quella è la Salaria, vedi, se vede OVS, con tutte quelle macchine. Si faceva il puttan tour, ragazzi. C'è ancora, c'era ancora. C'era una prostituta ogni metro. Cioè, ce sono ancora, magari non ogni metro, però ci stanno. Salaria è prostituzione e adesso campo nomadi. Tutta la parte che costeggia l'Aniene è quella, chiamiamola, più problematica, perché... E lungo l'Aniene si fanno un sacco di cose. Guarda che qua alla fine sta gente, da una parte è fortunata perché gli passano poche macchine, però
è pure vero che se qua sotto te si mettono a fare casini poi fa niente, eh? Questa è la fine della ciclabile, nel senso che qua poi si collega con la Salaria e abbiamo fatto vedere come dentro questa riserva naturale, perché poi il nome esatto è riserva naturale della Valle dell'Aniene, che arriva fino al Ponte delle Valli, continua eccetera eccetera, ci stanno discariche, baraccopoli, dentro la stazione avvengono smistamenti di tutto quello che viene rubato poi sui treni. Poi se guardiamo di qua, guardate, c'è sta un mare di macchine, c'è un'infinità, e dall'altra parte è dove ci dicono c'è il campo nomadi, quello riciclato, perciò ci sono a sprazzi alcuni campi nomadi sparsi qua e là sulla Salaria. Qui questo è il ponte che attraversa e continua per la Salaria ed è qua i prati fiscali. Noi siamo passati accanto al famoso Prato della Signora, ma abbiamo fatto veramente come Roma è una città strana, dove c'è una riserva, dove ci stanno praticamente baracche, casine eccetera, e dove tu non puoi fruire dei servizi perché stanno in queste condizioni. Se avete altre zone da segnalarci, scrivetecelo, che noi poi ci andremo e ve le faremo vedere. Noi intanto vi salutiamo perché qua è proprio brutta brutta e ci vediamo alla prossima. Se avete coraggio, venite a fare una passeggiata.